Che cosa ne pensa del provvedimento proposto dal governo? Il provvedimento proposto dal governo ci trova molto perplessi. E il percorso è stato estremamente elaborato perché sono stati aperti i termini per emendamenti, poi riaperti nuovamente, poi subemendamenti, insomma il solito caos all'italiana, per arrivare poi alla fine a un provvedimento che a nostro avviso non giunge sicuramente a ottenere un risultato. E dobbiamo pensare al problema della giustizia in Italia, che non è solo quello dei magistrati. È ovvio che i magistrati sono delle persone sulle quali incombe un dovere enorme, una responsabilità enorme, per cui devono essere chiamati ad applicare la legge in modo molto stretto, in modo molto rigoroso. Quindi è giusto anche parlare di responsabilità civile dei magistrati, perché invoca la responsabilità a tutti. Una responsabilità ovviamente che deve assicurare l'indipendenza del magistrato, però secondo noi questo provvedimento poteva essere ancora migliore, ci sono stati degli interventi positivi, infatti noi ci siamo astenuti e non abbiamo votato assolutamente in senso solo contrario, però riteniamo che questo non è il modo di affrontare il problema. Ci sono delle tematiche che riguardano la giustizia molto più urgenti e che noi ci appelliamo al Ministro affinché effettivamente faccia questa riforma della giustizia, eliminiamo gli arretrati, eliminiamo le ingiustizie vere di quest'Italia, evitiamo che i tribunali siano ormai una vergogna e pensiamo veramente che la giustizia sia una cosa seria.